Mister, dopo la grande vittoria di Praga, lei aveva avvisato, soprattutto anche davanti alle nostre telecamere, Lukaku di mantenere la testa fissa sulla SPAL. Ecco, al netto le chiedo che risposta ha visto dai suoi in campo questo pomeriggio, considerato il primato in classifica, mister. Sì, è sicuramente una buonissima prestazione. Dovessi togliere qualcosa in questa partita, toglierei magari il momento in cui abbiamo preso gol, perché abbiamo preso gol, è stato troppo facile per il giocatore della SPAL fare gol. È quel momento in cui ci ha un pochettino, tra virgolette, destabilizzato. Per il resto penso che mi ha fatto una buonissima gara, ha fatto segnato, abbiamo avuto tantissime occasioni, dobbiamo imparare a concretizzarle queste occasioni, anche perché quando sei sul 2-1 hai la possibilità di rimettere la distanza di due gol, devi fare il terzo gol, lo devi fare, altrimenti si soffre perché il calcio lo sappiamo tutti com'è. L'ultimo, un cross, una punizione, un colpo di testa, un tiro, una deviazione. È una partita che hai meritato di vincere ampiamente. Rischi di arrabbiarti, di perdere 2 punti. Sarebbe stato un peccato, Ciao Antonio, buonasera. ecco. Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, ovviamente complimenti per la vittoria. Nel primo tempo la partita l'hai preparata come al solito, benissimo. Doppia ampiezza addirittura con i due esterni, con i due quinti, più i centrocampisti, le mezzali che si allargavano spesso proprio per allargare la squadra avversaria. Nel secondo tempo quei 10 minuti, un quarto d'ora e poi effettivamente sono quelli che hanno complicato la situazione. Però voglio dire, avevi avvisato che non ci doveva essere una sorta di appagamento. No, io non credo ci sia stato, se non inconsciamente, c'è stato però sicuramente una fatica anche dal punto di vista fisico, perché siamo arrivati a un punto della stagione che è dicembre, dove è da agosto, dal 25 agosto, che state giocando e purtroppo hai avuto sempre gli stessi che giocavano. Quindi io credo che quel piccolo calo che c'è stato, purtroppo è fisiologico, non fatto in maniera conscia, ma inconsciamente c'è stato una sorta di piccolo rilassamento. Sì, ecco, diciamo che non c'è stato, cioè secondo me non c'è stato assolutamente un calo fisico, altrimenti tu non ti rimetti in corsa e crei di nuovo, prendi la situazione in mano e crei tutte le situazioni che noi abbiamo creato e che potevamo concretizzare. Penso che quel gol è stato un cazzotto in faccia nel momento in cui nessuno se lo aspettava, per primo i calciatori, perché la gara era in controllo, era fin troppo in controllo. C'è stato questo gol che ci ha un attimo così sorpreso. Al tempo stesso c'è anche, tra virgolette, per alcuni minuti ci ha tolto delle certezze, ci ha portato un po' di ansia, però dopo ha ripreso a giocare. Detto questo, ripeto, abbiamo ricreato occasioni, anche lì dobbiamo essere bravi a fare gol e a ripristinare la distanza, perché avessimo fatto il terzo gol saremmo stati molto più tranquilli, più sereni. Però ripeto, complimenti a quello che stanno facendo questi ragazzi. Adesso continuiamo a mantenere testa bassa, che non voglio vedere assolutamente presunzione assoluta. Bisogna vivere queste 14 partite con 37 punti con grande entusiasmo, entusiasmo che ci deve dare positività e voglia di continuare a lavorare, di sacrificarsi, continuare a fare quello che stiamo facendo. Non ci deve dare assolutamente presunzione, non deve dare presunzione all'ambiente. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo in maniera seria, ecco, seria e bella. È il momento di Lukaku e Lautaro Martinez. Sicuramente c'è un gran lavoro da parte della squadra nel metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma ci vedo tanto lavoro a parte dei giocatori, logicamente, cioè di Lautaro e di Lukaku per loro stessi, ma anche del tuo staff dietro. Ho visto tante cose che è un percorso di crescita importante da parte di tutti e due. Sì, ma sai, secondo me è anche riduttivo, no? Chiaramente io so benissimo, ho giocato a calcio e sotto i riflettori ci finisce sempre chi alla fine finalizza. In questo caso Lautaro e Romelu sono i nostri finalizzatori principi, però non dimentichiamo tutto quello che fanno, tutto quello che fa la squadra, perché la squadra li supporta sotto tutti i punti di vista. Non mi piace fare delle classifiche di merito, ma io penso che oggi Brozovic abbia fatto una partita super,
super. Sono molto contento, ripeto, la squadra supporta i due attaccanti nella giusta maniera. Noi lavoriamo per cercare di continuare a migliorarli sotto tutti i punti di vista, perché stiamo parlando di due ragazzi che, come dico sempre, possono migliorare tanto ed essere ancora più forti. Non si devono fermare, la presunzione non li deve toccare, altrimenti poi ci vorrà il bastone. Ecco, quindi. Grazie mister. Grazie a voi.